Buonasera, benvenuti a Telegram. Parliamo questa sera di elezioni amministrative. Era doveroso, evidentemente, visto che si è concluso il primo turno di una tornata importante che ha visto, insomma, alcuni vinti e alcuni vincitori. Ovviamente, come sempre, quando si parla di elezioni amministrative, poi si sa, in Italia, insomma, vincono un po' sempre tutti alle elezioni, però di fatto alcuni di quelli che sono, di ciò che è uscito dalle elezioni amministrative sta anche disegnando un po' il quadro nazionale, non solo delle alleanze, delle coalizioni, ma soprattutto rispetto al governo. Parleremo di tanti argomenti, anche perché ci sono dei ballottaggi importanti in città italiane come Roma e Torino, per dire le due più importanti, ma parleremo ovviamente moltissimo di Toscana. Anche qui ci saranno due ballottaggi dei 31 comuni che sono andati al voto, che sono Massarosa e Sansepolcro, ma insomma cercheremo di aprire un po' il ragionamento anche su che cos'è questa alleanza e come funziona questa alleanza nel centro-sinistra insieme al Movimento 5 Stelle, laddove ha funzionato e invece come in qualche modo si andrà avanti nei prossimi mesi anche rispetto appunto alle coalizioni. Vi presento subito i miei ospiti, mi fa molto piacere avere in studio Francesco Torzelli, che è consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha coordinato anche la campagna elettorale per questo partito in Toscana. Buonasera e benvenuto. Buonasera, intanto. Buonasera e benvenuto accanto al professor Sandro Rogari, che è storico e docente dell'Università di Firenze e oggi in veste di politologo con noi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera dall'altra parte alla senatrice del Partito Democratico, Caterina Biti, buonasera. Buonasera. E buonasera a Giorgio Bernardini, bentornato in studio, collega del Corriere Fiorentino. Ciao, buonasera Giorgio. A voi. Allora, abbiamo in collegamento anche, voglio dare subito il benvenuto, la sindaca di Altopascio, Sara D'Ambrosio, insomma una vittoria importante per quel comune. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, vi faccio subito vedere una mappa, che è la mappa della regione toscana, sostanzialmente dei 31 comuni che andavano al voto, che rende l'idea più o meno anche con i colori di quelli che sono i comuni. Ora, qui la vedete forse un pochino distante, ma insomma, sono i comuni che sono andati al centro-destra e quelli che sono andati al centro-sinistra. È stato detto in Toscana che è stata una vittoria del centro-sinistra. Vedremo di capire se è realmente così e in che misura lo è stato. Vorrei su questo partire da Sandro Rogari, lo dicevamo in apertura, in Italia insomma ci sono tantissimi vincitori dopo le elezioni, non c'è mai un vinto, è così oppure c'è un risultato chiaro? Il risultato più chiaro è la formidabile astensione, cioè come dire, il disimpegno dell'elettore nei confronti della rappresentanza. Questo non è un buon sintomo, non è un buon sintomo perché il rappresentante che viene eletto, se viene eletto da una percentuale di elettori molto bassa, molto contenuta, ha una legittimazione più debole e questo indebolisce i processi democratici. Questo è il dato più forte che emerge, tanto più perché si tratta delle elezioni amministrative, perché l'analisi delle elezioni amministrative va sempre fatta con strumenti diversi rispetto alle politiche nazionali o ovvero alle elezioni europee. Contano molto i candidati, contano molto le situazioni locali, ma a maggior ragione nelle elezioni amministrative l'elettore dovrebbe sentirsi profondamente coinvolto, cioè dovrebbe avere una particolare attenzione per un rappresentante che vede, che sente, che è vicino, che tratta di materia molto prossima ai suoi diretti interessi. Questo fatto di questa attenzione credo che sia il sintomo più peggiore, più grave che è manifestato da questa elezione. Sì, credo sia giusto effettivamente partire da lì. Voglio chiamare in causa anche Caterina Viti su questo. Depotenzia un po' la vittoria del centro-sinistra, la bassa affluenza? Credo che depotenzi in generale, come diceva il professore che ho letto anche l'altro giorno, depotenzia un processo democratico di partecipazione e questo per chi fa politica deve essere un monito, un'allerta da guardare con estrema attenzione. Chi è appassionato di politica, chi la esercita anche in ruoli come io e il consigliere Torselli abbiamo, dobbiamo interrogarci su questo e io aggiungo anche essere un po' preoccupati, perché se è vero che c'è il Covid ancora e quindi siamo in una situazione di emergenza, se è vero che è un periodo particolare per andare al voto perché siamo abituati solitamente nella storia ad andare maggio-giugno, tuttavia è un risultato che va tenuto in grande considerazione perché sono amministrative, come diceva il professore, quindi sono elezioni che interessano o dovrebbero interessare in maniera molto vicina
l'elettorato e quindi vedere in città importanti come Milano, faccio un esempio, così poche persone che vanno al voto è sicuramente un campanello d'allarme e noi dobbiamo tenerne assolutamente di conto. Giorgio, c'è una motivazione secondo te, insomma, quali sono le cause di questa astensione, se ci sono, ha influito anche il Covid? Sì, è una domanda da 100 milioni di dollari, ovviamente è difficilissimo capire le cause, ma non tanto per la difficoltà del quesito quanto perché non abbiamo dei numeri su cui ancora poter ragionare. Devo dire che in realtà condivido le analisi che sono state fatte fino ad ora, ma mi sembra che, non certo era questa una volontà della senatrice, non possa essere una vera scusante il fatto che usciamo dal Covid o la stagione, sicuramente avrà influito, so che non voleva dire questo, ci mancherebbe altro, però mi sembra che la disaffezione, ancora non potendo godere dei numeri, sia quella dei giovani. E secondo me, almeno questo è il sentimento che raccolgo dalla strada facendo il reporter, ecco, insomma, sia la lontananza dei giovani, e quindi se c'è uno sconfitto vero al di là degli schieramenti, poi magari ne parleremo insomma più in là, però è proprio la proposta politica, non solo come strategia, perché magari non è stata ben capita quella del centrosinistra perché è confusa, visto che ha giocato con schemi variabili, non tanto quella del centrodestra che non ha funzionato nel suo nucleo forte destra-destra, cioè Fratelli d'Italia, Lega, abbiamo visto che laddove ha vinto sono state decisive le liste civiche, quindi poi faremo una riflessione sul centro, quanto anche nella proposta proprio delle persone. Il professore giustamente diceva che le amministrative sono elezioni che si giocano molto anche sulla proposta della qualità di chi ovviamente offre la rappresentanza, offre la propria rappresentanza. Ecco, secondo me la vera sconfitta alle elezioni politiche toscane, e non solo, ma in Toscana si è visto molto di più con un meno 5%, meno 6% di partecipazione, andando sotto la soglia storica, sì, quella del 60%, è proprio questa proposta politica. Volevo chiamare in causa Torselli anche su questo, insomma, Salvini subito dopo, insomma, poco dopo lo spoglio, insomma, ha detto che su alcuni comuni in particolare forse è stato il candidato, è arrivato troppo tardi, lo si è presentato troppo tardi, i cittadini hanno avuto poco modo di conoscerlo, è un po' un problema atavico questo della destra, le chiedo se poi condivide anche l'analisi fatta dai no, colleghi. L'analisi sull'affluenza sicuramente c'è, cioè, ma anche letta dalla parte di chi ha vinto, dalla parte dei sindaci, cioè tu ti prepari a governare la tua comunità e hai il supporto non del 51% ma in realtà del 20% della tua comunità, tu è stato eletto da una parte fortemente minoritaria delle persone che vai a governare. Quindi sicuramente non fa bene a loro che si avviano a questa nuova esperienza, non fa bene alla politica in generale, perché paradossalmente l'elettore è il nostro cliente da un punto di vista, dicendola con una legge di mercato, e quando tu offri un qualcosa che è gradito a una percentuale esigua di potenziali clienti, evidentemente offri qualcosa di non, di un prodotto non attraente. E quindi va rivisto anche secondo me il modo in cui questo prodotto si presenta. Volevo chiamare in causa sulla scelta dei candidati, vado controcorrente, ora non per voler smentire Matteo Salvini, ma io proprio sarà che quando sono stato chiamato io da segretario regionale a scegliere i candidati, io faccio sempre l'esempio dei candidati di Firenze, dove siamo stati accusati di averlo scelto troppo tardi, con ritardo sbagliato, eccetera, e a Piombino, dove abbiamo scritto una pagina di storia, perché Piombino diventa città governata da un sindaco di Fratelli d'Italia. Ebbene, il sindaco di Piombino e il sindaco di Firenze hanno ricevuto la telefonata "sei candidato, vai", a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro, perché prima è stata fatta a Firenze e poi a quello di Piombino. La differenza era probabilmente che a Firenze non avevamo lavorato negli anni precedenti per creare le condizioni per vincere, a Piombino sì. Dopo un minuto a Piombino sono partiti per la campagna elettorale con i candidati, i programmi e la squadra, a Firenze ci siamo visti per decidere con che squadra e che programmi correre. Quella è la differenza, non tanto nella tempistica di scelta. Com'è andata a Altopascio, Sara D'Ambrosio? E poi, insomma, visto che lì si sfidava, diciamo, con un nome importante, almeno in quella città, un ex sindaco e consigliere regionale, Marchetti, alla fine il risultato è stato il 50,9%, se non sbaglio, per lei, che l'ha vista vincere al primo turno. Com'è andata anche sull'affluenza? Ma l'affluenza da noi è superiore al 6% e al 4 circa, quindi ha mantenuto i valori del 2016, quindi questo per noi è un buon dato. Non l'abbiamo sentita bene, ci ridice il numero per favore. Circa 64%, 73,6, 73,5, quindi molto simile al 2016.
E questo è un buon dato per noi, significa che le amministrative al Topacio sono elezioni molto sentite e la battaglia era una battaglia dura tra un sindaco storico del Comune del Topacio che ha governato per 25 anni e un'amministrazione uscente, la mia. Quali sono stati i motivi della vittoria, insomma, dal suo punto di vista? Ma i motivi della vittoria, dal mio punto di vista, sono stati sul finale una campagna elettorale molto di contatto, un ritorno al porta a porta, una volontà di metterci la faccia e di stare tra le persone. Diciamo, nel lungo periodo invece un lavoro costante, quotidiano, di contatto e anche di distanza, perché questo è stato un mandato difficile anche da questo punto di vista con il Covid, che però è stato sempre comunque di contatto, anche nonostante la distanza, e ha fatto la differenza, perché sui territori i sindaci, gli amministratori devono tenere sempre un riferimento costante col territorio e coi cittadini. E io penso che questo sia stato molto apprezzato e capito e ci ha premiato. Allora, abbiamo preparato anche una copertina che tiene insieme diverse, insomma, delle voci dei vincitori di questa tornata di amministrative. Ve la facciamo vedere anche perché, lo abbiamo detto in apertura, ma insomma, è noto, si votava anche per le suppletive in Toscana per un'elezione importante sul seggio di Siena e Arezzo, dove l'ha spuntata il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Vediamo la copertina. Ho fatto pronostici nel primo e quindi non farò il secondo pronostici, semplicemente penso che sia una partita totalmente diversa al secondo turno, cioè non è il secondo tempo di un primo tempo che c'è già stato. Sono sicuramente felicissimo, contentissimo del risultato ottenuto, inaspettato oserei dire, perché credevo che avrei vinto al primo turno, ma al 56% non credevo di poter arrivare. Ai se stessi, così come pensa qualsiasi cittadino d'Italia, giochi, le alchimie politiche, i tentativi di usare le elezioni comunali per disegni romani o di altre parti non interessa. Una volontà popolare nel proseguire questa strada di un'amministrazione che pensi più ad amministrare invece che a fare politica di interesse di partiti. Ci abbiamo messo l'anima, il cuore e le gambe. Le gambe. Da quando mi hanno chiesto di tornare, io sono tornato dicendo io torno e faccio questo lavoro di fare il segretario del PD soltanto se c'è un'unità sostanziale. Questa unità sostanziale c'è stata. Ma si ricorda cosa succedeva quando cambiavi la segreteria anche solo un anno, due fa, una settimana prima delle elezioni? Noi avevamo giornate sui giornali di polemiche. Oggi se c'è stato qualche trafiletto, vabbè, è fisiologico. Il nostro popolo, il popolo progressista, ambientalista, di sinistra di questa città, che ci raccontava in questi anni una richiesta sempre più forte di tornare insieme, di costruire un'unità. Poi tutti cercano sempre il pel nell'uovo, ma la divisione è a destra, non è al nostro interno. A me interessa che la città cresca, che i soldi vengano spesi il prima possibile, che i progetti vadano avanti, e se per fare questo servirà anche tendere la mano all'opposizione, certamente da parte mia ci sarà questa predisposizione. E queste erano alcune delle voci di queste elezioni. Voglio andare un attimo dalla sindaca di Alto Pascio, perché so che dopo ci deve lasciare, noi proseguiremo la discussione più avanti. In 30 secondi, sindaca, ci crede, insomma, in questa, diciamo così, coalizione più larga del centro-sinistra, da una parte in alcuni comuni con il Movimento 5 Stelle, dall'altra magari con le liste riformiste. Come la pensa lei? Come la vede? Assolutamente sì, io penso che il centro-sinistra deve assolutamente andare compatto, insieme, e noi lo abbiamo fatto nel 2016 e lo abbiamo fatto questa volta anche guardando al centro, perché la differenza sostanziale, ed è uno dei motivi che ci ha portato alla vittoria, è stato proprio questo, cioè avere con noi anche il centro. Io mi scontravo con un candidato di destra, non di centrodestra. E lo dimostra il sostegno della Lega e di Fratelli d'Italia a Maurizio Marchetti. Noi avevamo il Partito Democratico, due liste civiche
Europa Verde e i socialisti. Quindi comunque una coalizione ampia, larga, coesa, che ha fatto la differenza guardando anche al centro. Quindi il centro-sinistra è un centro, è un gruppo che lavora compatto e vince quando dialoga al suo interno. Grazie a Sara D'Ambrosio, grazie a Sara D'Ambrosio anche e complimenti insomma per essere stata con noi. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, parleremo ancora di tutti questi temi, cercheremo anche di dare uno sguardo al nazionale. A tra poco. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non riuscivo a prendere sonno e al mattino ero stanca e nervosa. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve e a favorire il sonno. E mi sento meglio. Laila, più spazio alla vita. Per affrontare la giornata con energia. Più energia. Più energia. Ancora più energia su Stenium Plus. Prova il massimo dell'energia. È Menarini. Wish I could touch the sky, reach the clouds and make them drift on by. Da oltre 40 anni noi di COP siamo al fianco della scuola. L'abbiamo sostenuta in ogni cambiamento e continuiamo a farlo anche oggi. Insegnare è un'arte. Raccogli i buoni per la scuola COP. Uno ogni 15 euro di spesa e regala alle scuole tanti materiali didattici e tecnologici per aiutarle a rinnovarsi sempre di più. COP, una buona spesa può cambiare il mondo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com. Gas Time prosegue fino al 31 dicembre. Allacciati al metano e approfitta della promozione. Con 40 euro più IVA, allacciamento, attivazione e accertamento documentale. Vai su www.toscanenergia.eu o chiama allo 055 4380 444. Offerta valida per i comuni gestiti da Toscana Energia. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Bentornati in studio. Allora, continuiamo a parlare di elezioni, voglio aprire una pagina, insomma lo abbiamo in parte già fatto sul discorso dei ballottaggi. Partiamo dalla Toscana, ma poi parleremo anche di Roma e Torino velocemente. Per la Toscana ci sono due ballottaggi in campo, che sono quelli di San Sepolcro e di Massarosa, magari vedremo anche le grafiche insomma, del primo turno. Eccole qua, in entrambi i comuni la percentuale più alta l'ha raggiunta diciamo, la coalizione di centro-sinistra. Vorrei partire da Torselli in questo momento, come vi state preparando diciamo così, alla data del ballottaggio per queste due città in Toscana che sono comunque due città importanti? Ma guarda, per fortuna non ho più ruoli di partito che mi permettono di dovermi caricare sulle spalle i ballottaggi, però
So, sentendo i dirigenti del mio partito, che c'è già una discussione, anche perché comunque entrambi i ballottaggi arrivano da una divisione del centrodestra al primo turno, quindi ci sarà da ricompattare. Io mi auguro che non ci siano problemi di ricompattamento, e che, anche perché i nostri elettori sono sempre stati chiarissimi, cioè se vi dividete non vi premiamo. Quindi le divisioni sono frutto, probabilmente, immagino, di situazioni territoriali, di rapporti tra i candidati sul territorio, che hanno portato a una non unità al primo turno, ma credo che non ho dubbi nel pensare che al secondo turno andremo compatti, e le percentuali, anche se va detto in politica 2 più 2 non fa mai 4, però se si sommano le percentuali dovrebbero essere esiti scontati. Poi i ballottaggi si parte sempre da 0 a 0 e quindi lo dicevamo quando erano i nostri a partire svantaggiati al ballottaggio, va detto per correttezza anche oggi. Quindi sono due sfide assolutamente aperte. Io mi auguro, alla fine vedranno il centrodestra affermarsi in entrambi i comuni, a Massarosa usciamo da un governo di centrodestra, quindi sarebbe importante riconfermarci, però ecco, ballottaggi sono sfide nuove, la somma non funziona mai, quindi... Ascoltiamo anche le parole di Vivarelli Colonna, invece a Grosseto, insomma, per il centrodestra ha vinto abbastanza tranquillamente, riconfermandosi sindaco dopo 5 anni di governo, sentiamo. E sono sicuramente felicissimo, contentissimo del risultato ottenuto, inaspettato oserei dire, perché credevo che avrei vinto al primo turno, ma al 56% non credevo di poter arrivare, quindi un ringraziamento alla mia coalizione, alla mia lista civica che ha ottenuto un ottimo risultato, a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che mi hanno sostenuto. Adesso siamo pronti veramente per partire al massimo, una vittoria schiacciante che testimonia effettivamente la bontà del lavoro fatto, e ottenere la fiducia da parte dei cittadini dopo una campagna elettorale estenuante, dopo il Covid, per me è molto gratificante. A me interessa che la città cresca, che i soldi vengano spesi il prima possibile, che i progetti vadano avanti, e se per fare questo servirà anche tendere la mano all'opposizione, certamente da parte mia ci sarà questa predisposizione. Senta, Torsari, magari dovevate andare lui in regione, no? C'era stato, insomma, questo nome era leggiato. I grossetari non erano d'accordo, visto che l'hanno premiato col 56%, se lo tengono stretto. Proviamo a vedere, vediamo anche i ballottaggi, così coinvolgo anche gli altri ospiti, nelle due grandi città dove si andrà al voto. Sono due situazioni, tra l'altro, molto diverse. Partiamo da Torino, abbiamo anche una grafica, insomma, che ci mette in luce chiaramente quelli che sono stati i risultati al primo turno. Stefano Lorusso, lo vedete, il candidato del centro-sinistra al 43,86%, Paolo da Milano del centro-destra al 38,9%, e qui c'è una debacle forte del Movimento 5 Stelle che arriva al 9%, insomma, dopo aver governato Torino, dopo che la sindaca si era affermata in quell'ondata del Movimento 5 Stelle che fu il 2016 e che portò anche alla vittoria invece a Roma. Vediamo l'altra grafica dove oggi invece la sindaca uscente Virginia Raggi si ferma al 19,09%, arriva invece primo Enrico Michetti per il centrodestra al 30,14%, poi c'è l'esploit di Carlo Calenda al 19,81%, terzo partito, ma insomma poi con una lista che prende da sola quel risultato, è un risultato davvero storico, e Roberto Gualtieri per il centrosinistra al 27,03%. Voglio chiamare in causa, anzi facciamo così, parto da Giorgio Bernardini, c'è da lui là, perché poi alla fine queste elezioni, appunto quella di Torino e quella di Roma, in particolare quella di Roma, ovviamente perché è la capitale, ma anche per quello che è lo scenario, no, che vediamo da queste percentuali, pone un interrogativo importante per il centro-sinistra, insomma, dove guardare domani, no, per le alleanze, anche partendo dai comuni, ma poi anche a livello nazionale. Sì, è molto interessante, il campo è frastagliato, secondo me pone l'interrogativo di dove guardare soprattutto oggi. Perché lo dico? Perché nei due cartelli che abbiamo appena mostrato ci sono due situazioni in cui il Movimento 5 Stelle è un'eredità, per motivi diversi, più del centrodestra che del centrosinistra. Mi spiego subito. Per quanto riguarda Virginia Raggi, è stata lei stessa insomma, a storcere la bocca rispetto alla linea che Conte vorrebbe promuovere, Conte nuovo leader, quindi sappiamo com'è andata, ha fatto una conferenza stampa abbastanza tesa nella quale in sostanza spiegava che non è certo il centro-sinistra l'indicazione che lei darebbe. Per quanto riguarda invece Torino, arriviamo da una situazione nella quale il candidato sindaco del centro-sinistra è stato l'uomo che ha denunciato, per farla molto breve, l'ex sindaca, e che ha generato l'inchiesta per cui è stata condannata e che le ha fatto lasciare a suo dire anche la politica. Quindi diciamo lì ci sono due germi interessanti, per cui mi verrebbe da chiedere come è possibile anche, no, che
che il centrosinistra si possa voltare così, diciamo così, con questa sicurezza verso i 5 Stelle e con un pochino più di prudenza verso i riformisti, che è quello che noto nella fotografia attuale. In realtà i risultati di queste elezioni e l'andamento politico, secondo me strategico, dice il contrario, almeno in Toscana, cioè che al centro si trovano più facilmente, anche inaspettatamente, delle alleanze per il Partito Democratico, ovviamente per il centrosinistra, più diciamo così percorribili, mentre verso i 5 Stelle, anche dal punto di vista programmatico, è più complesso stringere dei rapporti forti. E d'altra parte sarebbe d'accordo Andrea Marcucci, me lo fate vedere nella scheda numero 1, che proprio all'indomani dell'elezione ha twittato così: l'area di evoluzione più naturale del centrosinistra è verso i liberali democratici, ha detto. Lo straordinario risultato romano di Carlo Calenda conferma che c'è un grande spazio politico con cui è prioritario dialogare. Arrivo subito al professore, ma prima su questo voglio interpellare Caterina Biti. È quella la collocazione naturale, secondo lei, del centrosinistra, anche a fronte di numeri che pongono il Movimento 5 Stelle molto indietro, diciamo, e quindi anche strategicamente per le alleanze forse è più problematico? E poi ci sono i temi, come diceva Giorgio Bernardini, soprattutto nei territori, soprattutto in Toscana, le distanze sono maggiori. Sì, torniamo lì, secondo me, sono elezioni amministrative e quindi si parte dai territori, da quello che c'è sui territori, dalle idee, dalle necessità dei cittadini che quei territori li abitano, e quindi abbiamo visto mai bene come in queste elezioni amministrative quanto le alleanze siano state anche variabili da tutte le parti, per il centro-sinistra ovviamente. Perché ci sono stati dei posti dove si è vinto senza 5 Stelle, abbastanza, dove si è vinto anche senza i riformisti, dico Italia Viva, perché di quello si sta parlando. La questione di Calenda è esclusivamente romana, quindi non la possiamo allargare al resto d'Italia, quindi le composizioni sono varie e variegate. Cito il mio collega senatore Parrini, che dice: non è tanto la composizione, è quanto poi le alleanze siano davvero funzionanti, siano leali e si possa lavorare insieme, non è tanto la composizione. E quindi questo ci impone nei territori di capire meglio quali sono le realtà politiche, i partiti che possono accompagnare un certo processo politico di vittoria di quel territorio. Quello che dice Marcucci è sicuramente, lo individuiamo soltanto a Roma, dove effettivamente Carlo Calenda ha fatto un grande risultato inatteso, inaspettato, il 19% con una lista che è identificata soltanto in lui, sì, nella sua figura esclusivamente, è qualcosa da guardare, ma che è localizzato per Roma, si riferisce soltanto a Roma. Carlo Calenda, che l'ha detto, mi sembra l'abbia già detto, sì, sì, che voterà detto. Gualtieri, sì, sì. Io dico non poteva essere altrimenti, visto che in Europa Carlo Calenda è arrivato in un certo modo, non è arrivato sicuramente da solo, ma sulle spalle di un partito che gli ha fatto campagna elettorale e lo ha fatto eleggere, perché sicuramente è valido e quindi lo ha dimostrato anche in questa occasione. Io, a differenza di Andrea Marcucci, penso che non si possa guardare soltanto al centro, ma aggiungo una cosa, cioè io continuo a credere nella vocazione maggioritaria del mio partito, riformista del mio partito, io continuo a credere in questo. Poi so che sono necessarie le alleanze, ma e io le leggi elettorali anche, perché poi insomma, cioè, sì, certo, però dipende io anche da quello, no? Continuo a pensare che il PD debba fare il PD e debba essere traino, come è stato in queste elezioni amministrative in moltissimi territori, debba essere traino e debba ambire ad essere il partito che prende la percentuale maggiore. Sandro Rogari, visto che non lo abbiamo qui rappresentato il Movimento 5 Stelle, però una domanda la devo fare su questa formazione, che insomma è stato detto, è stato anche scritto, intitolato, è stato un vero e proprio esperimento. In maniera brutale, siamo alla fine dell'esperimento, perché guardando i numeri insomma scende un po' dappertutto e sembra che non sia più quell'interlocutore forte a livello anche ideologico di spinta innovatrice che era qualche anno fa. Ma se devo dire quello che è un trend storico che ci portiamo dietro dal XX secolo, i movimenti populisti hanno una curva crescente e poi una curva decrescente, spesso molto rapida. L'uomo qualunque in Italia, il fenomeno pujadista in Francia, potremmo continuare. Dove andrà a finire il Movimento 5 Stelle? Beh, anzitutto non ha più l'anima. Chi perde l'anima, si suol dire, perde tutto, cioè quella che è il codice genetico originario del movimento,
la rivolta, la protesta contro una rappresentanza che ha tradito gli interessi degli elettori, contro la casta, ma nel momento in cui diventa una forza di governo perde se stessa, perché se diventa forza di governo deve governare e quindi deve scegliere, deve fare delle, come dire, delle scelte da forza di governo. Conte è il prodotto di questa logica, quindi lui cosa sta facendo? Sta portando il Movimento 5 Stelle ad essere un partito doroteo o moroteo, non lo so. Cosa resta di tutto ciò? Qualcosa resta, ma molto poco. Allora, tutti i 5 Stelle, da Paragone a Di Battista e via dicendo, che non si riconoscono nell'operazione, cercheranno di intercettare la protesta occulta che si è manifestata in questa elezione, che è l'astensione. Come? Da dentro il movimento o da fuori il movimento? Di Battista è ancora dentro, Paragone è fuori. Probabilmente è un'operazione più facile da fuori che da dentro. E allora, se tutto questo avviene, la logica della grande coalizione, io sono d'accordo con quello che diceva la senatrice, queste sono, come dire, elezioni che vanno valutate in modo, in chiave territoriale, quindi sì, la proiezione nazionale è sempre più difficile. Però, rebus instantibus, cioè se il sistema elettorale resta quello che è, un terzo è frutto di un accordo di coalizione, quindi l'accordo di coalizione ci deve essere, se non c'è è la sconfitta certa. Allora, detto questo, cosa rimane del 5 Stelle in questo accordo di coalizione? Potenzialmente rimane molto di più dell'identità del centro, ma l'identità del centro chi la aggrega? Giustamente, dice la senatrice, Calenda è un fenomeno romano, anche perché Calenda è nipote di un regista che a Roma probabilmente aveva un grosso seguito, fuori di Roma ha lo stesso seguito, punto interrogativo. Non è possiamo ragionare analogamente del caso Renzi. Beh, Renzi in Toscana non è irrilevante, probabilmente, anzi sono certo che è stato determinante nell'elezione di Letta. Certamente Renzi rappresenta sempre di più una certa area di centro, di centro-sinistra. Su questo ne voglio parlare ampiamente dopo, lo aveva già accennato Giorgio, chiamo solo in causa Torzelli, poi riprendiamo la discussione anche nella seconda parte, perché effettivamente questo centro, no, che in tanti raccontano e vorrebbero in qualche modo, tanti che vi stanno all'interno, è molto variegato, qualcuno ci vorrebbe dentro anche ad esempio delle frange di Forza Italia. Allora le voglio chiedere questo, a livello di centrodestra è così monolitico effettivamente, poi ne parleremo anche ampiamente rispetto, come dire, ai pesi e contrappesi tra Fratelli d'Italia e la Lega, che qualche problema al suo interno ce l'ha, ma come dire, c'è il rischio che un centro che si formi porti via dei pezzi di Forza Italia e quindi dei pezzi di centrodestra? C'è un rischio, è un'operazione, io ne sento parlare fin da quando ho iniziato a fare politica io, e purtroppo sono passati 20 anni che si sarebbe ricomposto questo grande centro, facevano il puzzle, un pezzo di Forza Italia, un pezzo del PD, prima ancora di DS, la Margherita, cioè, poi alla fine non si è mai ricomposto. A me piacerebbe tornare a un centro-destra e un centro-sinistra belli, definiti e chiari, che si scontrino in maniera leale su programmi e sulle persone, e tornare a quel periodo maggioritario che purtroppo abbiamo vissuto per poco in Italia. Che qualcuno voglia provare a fare questa operazione, secondo me sì, cioè se mi domandi questo, se c'è qualcuno in Italia che si è messo in testa di ipotizzare un post Berlusconi e di creandosi un suo spazio che magari non è riuscito a crearsi fino ad oggi, e magari partendo dalla Toscana, boh, non lo so, secondo me la risposta è sì, che qualcuno se l'è fatto questo film. Il centrodestra io lo vedo esistente in funzione di quel centro, lo dico da persona non di centro, io rappresento una forza politica che sta chiaramente a destra, ma ho sempre creduto e continuo a credere che la nostra parte politica, il nostro schieramento possa vincere soltanto se è un centrodestra, cioè se ha la componente identitaria, sociale della destra che rappresentiamo noi, si aggiunge anche quell'area liberale, cattolica, socialista che ha intercettato per anni Forza Italia e che è stato un po' il leitmotiv del centrodestra.
Senza di quello noi non vinciamo, quindi se qualcuno vuol fare l'operazione per creare il nuovo centro, da parte nostra sta a essere intelligenti, bravi e capaci a creare anche noi una risposta appetibile per quel centro, per una parte perlomeno di quel centro, altrimenti noi siamo con... Io non sono sicuro che tutti nel partito, nel suo partito la pensino allo stesso modo, però vediamo. Se uno pensa, se nel mio partito, guarda, ti rubo un giorno, sì, un secondo veloce, se qualcuno pensa al mio partito che sia bello e giusto fare la destra identitaria punto, è bellissimo, in un sistema come quello che abbiamo oggi in Italia non la funziona. Destra identitaria punto fa opposizione a vita, a me piacerebbe ogni tanto anche governare. È chiarissimo. Allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Il nostro paese è in continua evoluzione. Cambia il nostro modo di muoverci, di condividere e di sognare. Noi di Estra siamo al fianco di chi sa accettare le sfide. Con energia, rispetto e attenzione per le cose che contano davvero. Per trovare nuove risposte e tracciare insieme gli orizzonti del nostro domani. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer. Con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione. Ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino.
Bentornati in studio, allora riprendiamo la discussione, poi torneremo anche, come dire, con due piedi, due mani sui temi toscani, ce n'è uno in particolare che riguarda l'area fiorentina, che è il tema dell'aeroporto, perché a Sesto Fiorentino il sindaco Falchi ha vinto con oltre il 70%, però lì c'è un tema che riguarda, diciamo, molto a livello territoriale, ma anche alcune dinamiche che devono tenere insieme o che tengono insieme appunto diversi partiti e una coalizione che oggi ha vinto ampia con il Partito Democratico e Sinistra Italiana. Ma che poi appunto sui temi si potrebbe dividere presto. Voglio però riprendere il discorso sul centro che facevamo prima, parto da Giorgio Bernardini, ne avevamo anche già parlato, perché parliamo tanto di centro, no? In Italia appunto è un po' una chimera, come ricordava Torselli, però lì ci stanno tutte quelle anime, quelle forze che in qualche modo vengono, diciamo così, tirate per la giacchetta sia da una parte che dall'altra, e soprattutto da un centro-sinistra in qualche modo che dovrebbe avere evidentemente anche dei temi che oggi sono potrebbero essere molto identitari per il centro-sinistra, mi viene in mente l'ambiente, la sfida, queste qui, ma che forse ancora non riesce a declinare al suo interno e quindi forse dovrebbe guardare all'esterno. Ma all'esterno ci sono questi temi, chi li può rappresentare in qualche modo secondo te, o manca, perché questo discorso lo facemmo, forse mancherebbe una forza che guardando le elezioni in altri paesi invece esiste. Sì, assolutamente. In Italia manca, secondo me, diciamo così, un contenitore e anche una personalità credibile che possa tradurre queste tematiche diciamo dei nuovi socialismi o comunque anche dell'ambiente, queste tematiche neutre che però sono grande patrimonio di quella fetta di persone che non sta andando a votare, ritornando al discorso iniziale. Cioè chi si disinteressa oggi della politica di più sono i giovani, chi si interessa di più a queste tematiche sono sempre i giovani, e quindi chi riesce a trovare, a mio avviso, questa interpretazione può avvicinare quella fetta di elettorato alla politica e anche probabilmente diciamo andare a pescare in quella astensione che in realtà è lo stesso cerchio in cui devono andare a pescare quelli che vanno ai ballottaggi, perché non ci dimentichiamo che vado a cercare il centro, vado a cercare la sinistra, vado a cercare la destra, però non è solo un problema della sinistra ma anche della destra. A me viene in mente il fatto che c'è un solo comune in Toscana, visto che uniamo i due temi, dove in questa tornata elettorale il centrodestra ha strappato un comune al centrosinistra, ed è il comune di, sono andato a cercare con l'anternino perché era molto complicato, il comune di Serravezza, e in quel comune ha vinto un sindaco, adesso dispiacerà forse questo a Torselli che magari ci parlerà, ha vinto un sindaco che però si è candidato con una proposta di centro, qua, lui stesso dice democristiana, mi è capitato di intervistarlo, dove a partire da Forza Italia ha aggregato Italia Viva e non diciamo così la destra-destra, che ha avuto una coalizione composta da Fratelli d'Italia e la Lega che è rimasta sconfitta. E quindi è un problema che si pone sia a destra che a sinistra, secondo me è molto interessante il tema del centro, sempre che capiamo che cosa voglia dire veramente. Sì, questo secondo me è anche uno dei temi, appunto, lo ripeto, insomma, di un'identità che forse il Partito Democratico Biti deve ritrovare in qualche modo, deve ricostruire anche sui nuovi temi, no? Perché poi alla fine, guardando anche queste elezioni ma anche le altre, insomma, nei centri abitati più grandi il Partito Democratico convince, fuori convince molto meno, e questo è un sintomo, come dire, si ripete spesso, di un partito che, qualcuno diceva, è diventato il partito dell'elite, anche senza essere così drastici, però evidentemente non raccoglie più laddove c'è l'emergenza sociale, che un tempo era appannaggio del centro-sinistra, laddove ci sono le sfide ambientali più importanti, che magari sono i nuovi temi che oggi si affacciano sul dibattito politico, no? Cioè, in questo senso lei pensa che ci sia qualche, come dire, soggetto politico che il Partito Democratico con cui il Partito Democratico può apparentarsi, che abbia nel suo corpo queste sfide, oppure è qualcosa che in qualche modo va rifondato, diciamo così? Ma io, come diceva prima di me, non credo che in questo momento ci sia né una personalità né un contenitore politico che esprime, come possiamo vedere ultimamente in qualche altro paese europeo, soprattutto le tematiche ambientali. Io vorrei che il mio partito ne parlasse un po' di più. Credo che Enrico Letta sia stato bravo a polarizzare su alcuni temi da quando è arrivato. Credo però anche che debba dare una linea un po' più piena, debba riempire un po' di più il Partito Democratico, che ha la capacità di portare anche delle tematiche molto importanti. Io credo che si debba parlare di più ai lavoratori, di lavoro, sia ai lavoratori dipendenti, a chi ha le aziende. Credo si debba parlare molto più di ambiente, perché in maniera diversa forse da quella con cui siamo abituati a pensare nel nostro paese, quindi non un ambientalismo del non consumo, non fare, non investire, non aprire aziende, non inquinare, che sicuramente,
ma un ambientalismo che deve andare di pari passo con l'innovazione e quindi con l'aumento invece della capacità produttiva di questo paese, che deve essere capace di appunto aumentare la produttività, ma cogliendo tutte le sfide del non peggiorare la qualità del nostro pianeta. Abbiamo la COP26 tra un po', il Parlamento ci sta lavorando. Io credo e vorrei che il mio partito si facesse il contenitore che tiene insieme tutte queste cose. Penso che serva moltissimo, anche perché in quella percentuale di persone che non va a votare ci sono tantissimi che seguono queste tematiche e le vorrebbero vorrebbero sentirsi rappresentati anche su queste tematiche. Penso che possiamo essere più noi rispetto ai partiti di centrodestra, questo sicuramente. Su questo dopo la giro anche a Torselli, a cui poi voglio chiedere anche della destra, però voglio passare dal professore. È d'accordo? Insomma, lei ci crede che il Partito Democratico, il centro-sinistra come è oggi composto, possa essere appunto il partito che parla agli imprenditori, che parla di certi mondi, ma anche quello appunto delle nuove emergenze sociali che poi sono cambiate negli anni in qualche modo, e quindi il partito del centro e il partito delle periferie, se volessi usare una metafora anche territoriale? Ma io vorrei lanciare così un'idea, può darsi che sia un'intuizione sbagliata, non lo so, lo verificheremo. Ho l'impressione che nel sistema politico italiano la struttura partito, che si identifica per ora in modo forte, a mio avviso, in due forze. Una è il Partito Democratico e l'altra è Fratelli d'Italia, stiano prendendo piede, cioè c'è un ritorno ai partiti piuttosto che alle formazioni personali, ai partiti occasionali, ai partiti di dislocazione anche occasionale o a partiti del leader. Mi sembra che, nonostante tutto, dopo la grande euforia esplosa nelle elezioni del 18, la struttura partito come struttura di riferimento e di mediazione della rappresentanza torni ad essere di moda. Se non di moda, comunque in grado di aggregare. Certamente il Partito Democratico viene da un'esperienza lunga di questo tipo e quindi più evidente, più manifesta. Fratelli d'Italia si tende più a identificarla in Giorgia Meloni, quindi si tende più a identificarla nel partito del leader, della leadership, però ho l'impressione, ma Torselli forse può dare la sua più pertinente opinione, che si tratti di una forza politica strutturata. Sono convinto di quello che diceva la senatrice Viti, cioè che una forza ambientalista in Italia potrebbe nascere, potrebbe identificare un elettorato di grande consistenza, certamente sul tema ambientalistico tendenzialmente trasversale. Ecco. Dovrebbe essere trasversale. In funzione di alleanze a destra piuttosto che a sinistra, complesse, ecco, tutte da giocarsi, non... Sì, questo se parliamo di partiti ambientalisti, diciamo, modello 2.0, cioè quelli che vediamo oggi, perché se invece si torna ai partiti ambientalisti come li abbiamo conosciuti, di cui ci sono ancora, come dire, dei retaggi, si candidano anche alle elezioni, però quelli sono davvero ideologizzati in una parte politica. Invece in altri paesi, appunto, sono molto slegati dalle logiche storiche dei partiti. Torselli, non so se è d'accordo con il discorso di Rogari. Sono d'accordo col professore, lo ringrazio anche, perché per me è uno spot incredibile. Io ho sempre sostenuto la necessità del partito strutturato. A noi prendevano in giro quando al 2% nazionale facevamo le riunioni dei dipartimenti tematici regionali e ci dicevano: ma avete il 2%, fate la riunione del dipartimento agricoltura. Sì, e noi, per i malati di politica, tra cui mi sento di essere, era un valore anche quello, e a me fa piacere questo, fa piacere che si torni indietro a quel modello lì. Non perché è un ritorno al passato, perché è un ritorno alla struttura e le persone vogliono una risposta. Vedi, quando prima parlavate dei partiti ambientalisti, a me non piace l'idea del partito tematico, perché un partito ambientalista che fa? Parla d'ambiente, ma poi quando si parla di lavoro, di occupazione, di casa, di socialità, sta zitto? Non è un partito.
Allora è bene che i partiti al loro interno abbiano le strutture deputate a parlare d'ambiente. A me ho sempre fatto invidia la sinistra, e lo dico con la massima trasparenza, quando riusciva a crearsi le reti con le associazioni sul territorio. Piano piano ce la stiamo facendo anche noi, abbiamo tante associazioni che si avvicinano, che guardano con simpatia alla destra. Noi dobbiamo essere interlocutori di quelle realtà lì, creare rete sul territorio, perché quella è ricchezza, non tanto il partito ambientalista di per sé. E quello però lo fai se sei strutturato. Il partito leaderista che vive una stagione in funzione di una figura, poi certo i leader sono importanti. Mi sembra parli anche di Salvini in questo momento. Parlo di noi. Giorgia Meloni è sicuramente, rappresenta il 50%, forse di più, dell'elettorato dei Fratelli d'Italia, ma perché ha una sua visibilità, una sua preparazione, una sua capacità di stare in televisione. Ma dietro Giorgia Meloni, che porta un valore aggiunto incredibile, tanto che oggi tutti ci divertiamo a scrivere il nome del leader nel simbolo di partito, sì, sì. Guarda caso, dietro Giorgia Meloni c'è un partito politico. Mi fa piacere pensare che ci sia la sezione di Seravezza che dibatte e decide di non allearsi col sindaco, anche se poi lo sapevano che vinceva, perché era quello che diceva: io sono ex democristiano, parlo con Renzi. Su questo Giorgio, no, c'è un fatto, tra l'altro vediamo anche la foto di un abbraccio che è stato risolutorio, perché c'era stato anche un momento di crisi, però insomma noi giornalisti ci piace raccontare anche, come dire, gli aneddoti, i momenti di crisi, però in realtà lì qualche problema a destra, Giorgio, evidentemente c'è, più che altro perché si vogliono bene, dice Torselli, più che altro perché ha ragione Torselli quando dice una cosa, cioè la Lega era un partito strutturato, è un partito strutturato in certe parti d'Italia, per portarla a quelle percentuali Salvini lo ha reso un po' movimento, no? E lo ha reso comunque una formazione leaderistica. E oggi, se funziona meno, come dice Rogari, quel sistema politico e funziona di più il sistema dei partiti, Fratelli d'Italia nel centrodestra può ambire a avere il pallino del gioco, no? La leadership. Assolutamente sì, non lo dico io, non è un segreto, lo dicono anche i numeri oltre che le impressioni. Io confermo in pieno quello che stava dicendo il professor Rogari, ma approfondisco ancora di più. La struttura partito funziona, e per non restare nel PD e in Fratelli d'Italia dico che funziona anche guardando la Lega, perché là dove la Lega è strutturata sul territorio è lì che si rifugia poi, è vero che vediamo che adesso Zaia e Giorgetti e Fedriga ovviamente non solo influiscono, ma diciamo così, ambiscono anche alla leadership, se è vero che ci sarà una messa in discussione di Salvini, semmai. Però dico anche che queste diciamo, strutture partito funzionano per chi resta nella politica, cioè per chi resta dentro al gioco della politica. Invece per quelli che si allontanano evidentemente non funziona più la struttura partito, neanche la struttura partito, almeno questa è l'impressione che ho. Cioè, tra coloro che giocano la partita della politica, i partiti, specie quelli strutturati, specie quelli che nel tempo hanno costruito una cultura del partito, sono sicuramente quelli che reggono meglio, quindi ciò che resta della Lega, Fratelli d'Italia sicuramente, ma i partiti liquidi come quello di Berlusconi o i partiti movimento come quello di Beppe Grillo, nonostante anche il tentativo di Conte, invece sembrano arretrare moltissimo da questo punto di vista. Il problema è sempre quello: come si prende il consenso, l'interesse e la partecipazione di chi non partecipa. Sì, sì, rischia di essere un discorso, come dire, che vale per chi nella politica ci crede o comunque ci investe del tempo, ma ce ne sono tante frange effettivamente della popolazione, insomma quella maggioritaria ai noi, che non si interessa se non veramente in modo molto scarso alla politica, e questo è sicuramente un tema, ed è un tema che i partiti devono in qualche modo affrontare. Ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torneremo in studio, torneremo sulla Toscana, parleremo di alcuni temi, parleremo ancora di questo, cercheremo anche di dettare un po' le prospettive di questa grande coalizione che oggi sostiene Mario Draghi, ma che insomma forse in questi giorni, anche dopo l'esito del primo turno delle elezioni, ha scricchiolato un pochino. Qualche istante di pausa e poi torniamo in studio. Ingigantiva le mie preoccupazioni. Non riuscivo a prendere sonno e al mattino ero stanca e nervosa. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve e a favorire il sonno. E mi sento meglio. Laila, più spazio alla vita. Per affrontare la giornata con energia. Più energia. Più energia. Ancora più energia su Stenium Plus. Prova il massimo dell'energia. Emmi Narini.
MITA, Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì. Vieni nel posto giusto. Dal 2003 Franchising Mercatino è presente in Piazza Mercato Nuovo 3 a Prato. Puoi vendere il tuo usato esponendolo gratuitamente e ricavando dal 50 al 70% su abbigliamento, oggettistica, libri, mobili, fumetti, dischi, elettrodomestici e tanto altro. Compra nel nostro negozio, potrai scegliere tra migliaia di oggetti usati selezionati. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Gas Time prosegue fino al 31 dicembre. Allacciati al metano e approfitta della promozione. Con 40 euro più IVA, allacciamento, attivazione e accertamento documentale. Vai su www.toscanenergia.eu o chiama allo 055 4380 444. Offerta valida per i comuni gestiti da Toscana Energia. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Bentornati a Telegram. Per quest'ultima parte vorrei ritornare sulla Toscana, ne parliamo a partire dalle parole di un sindaco che si è affermato a Sesto Fiorentino con oltre il 70%, lo sapete, Lorenzo Falchi, con una coalizione ampia che ha visto riunire le forze di centro-sinistra, tra l'altro con un bel risultato della lista civica degli ex del PD, che sono uscirono dal Partito Democratico durante il governo della città da parte di Sara Biagiotti, ma un ottimo risultato del Partito Democratico che forse mette anche in ombra quello di Sinistra Italiana. Evidentemente lì c'è un popolo di cui parleremo che oggi si ritrova sotto un'unica figura, ma che è un popolo di centro-sinistra che apprezza l'Unione. L'Unione che però risulterà forse difficile su alcuni temi. Sentiamo Falchi. Visto che per voi l'alleanza con il Partito Democratico non era così scandalosa, nel senso guardavate più ai temi che non alle alchimie politiche, come ha detto lei? Assolutamente sì, ma guardavamo soprattutto al sentimento del nostro popolo, il popolo progressista, ambientalista, di sinistra di questa città, che ci raccontava in questi anni una richiesta sempre più forte di tornare insieme, di costruire un'unità, fatta ovviamente di chiarezza, di proposte precise, nette, non ambigue, come abbiamo fatto, con tanta pazienza e con tanto lavoro da parte di tutte le forze politiche della coalizione. Quindi siamo andati dietro a quelli che erano gli stimoli che noi percepivamo sulla nostra città, soprattutto su quella parte di città che guarda con interesse e anche con speranza, insomma, a quello che abbiamo fatto e a quello che potremo continuare a fare al governo della città.
Senta, le faccio una domanda sull'aeroporto, questa ovviamente in tutte le salse viene sempre fuori, perché siamo ancora in attesa del nuovo master plan dell'aeroporto di Peretola da parte di Toscana Aeroporti. Ora il Consiglio di Stato ci ha messo una bella tara sopra, però non, come probabilmente dirà il sindaco, un no assoluto. In realtà il Consiglio di Stato, essendo giustizia amministrativa, ha detto la sua su diciamo questioni procedurali di via, che poi dovrà essere rifatta. I tempi comunque sono lunghi. La vostra posizione, anche del PD Sestese, è chiarissima, un no. Quali diciamo, mezzi avete per portare avanti una protesta che potrebbe bloccare l'infrastruttura? Mi sembra che l'infrastruttura si blocchi da sola, diciamo, a prescindere dalle nostre posizioni. Poi ognuno la può vedere come vuole, ma insomma TAR e il Consiglio di Stato sono stati netti e non è che hanno detto che c'era qualche cavillo. Hanno distrutto un percorso procedurale fatto di tanti atti, fatto un percorso molto lungo. La pista lì non ci va, non ci sono le condizioni, per cui se qualcuno la riproporrà, per quanto riguarda me, la mia amministrazione, il nostro percorso, ci atterremo a quello abbiamo scritto nel programma, senza ambiguità e senza mezze misure. Siamo presi un impegno nei cittadini di mantenere e confermare una posizione contraria rispetto a ipotesi di nuove piste, e a quella ci atterremo, insomma. Allora, rapidamente su questo, proprio un giro veloce, voglio proprio interpellare Bisi e Torzelli. Parto dalla senatrice del Partito Democratico, perché effettivamente dicevamo le questioni locali sono locali, si risolvono a livello locale, quindi si vincono anche le coalizioni a livello locale. Però il tema dell'aeroporto non è sicuramente un tema soltanto se estese, no? E qui c'è una posizione del Partito Democratico a livello regionale invece chiara sull'andare avanti, sulla costruzione della pista. Come si risolverà e rischia di creare dei problemi anche interni al Partito Democratico questa questione? Ma io non credo che debba creare problemi all'interno del Partito Democratico, perché le posizioni sono note da anni. Appunto, 5 anni fa eravamo all'opposizione di Lorenzo Falchi, a cui faccio in bocca al lupo, a lui e alla vice sindaca del Partito Democratico, Claudia Pecchioli, perché riescono a lavorare per il meglio. Poi la posizione del partito regionale, ma non solo, metropolitano, è chiara. Cioè, noi siamo per il sì da Peretola, per lo sviluppo dell'aeroporto. Siamo usciti, anch'io personalmente, anche mi ricordo contro ministri della Lega che erano contrari all'aeroporto, anche Susanna Ceccardi un giorno si svegliò e disse che era contraria a Peretola. Noi invece siamo per uno sviluppo di quell'infrastruttura, ormai questa scelta è stata fatta. Quindi è inutile continuare a dire Pisa o Peretola, la scelta è stata fatta, deve essere fatta nel migliore dei modi. Criticità ci sono, sicuramente nel PD della Piana ci sono, non è soltanto Sesto, certo. Vorrei allargarmi e posso allargarmi anche a Campi, anche a Prato, quindi non parliamo soltanto di questo accordo quando parliamo di problema con l'aeroporto nel PD, perché ci si può allargare. Io credo che arriverà il nuovo master plan, vediamo un po' che cosa dice. Noi, come dicevamo poco fa, siamo per lo sviluppo con la tutela dell'ambiente. Io penso che nel 2021 possiamo trovare il modo per fare stare per insieme le due cose. Torzelli, su questo? Ascoltando Falchi non mi meraviglio, perché la posizione del sindaco di Sesto Fiorentino da una vita, quella di contrarietà assoluta all'aeroporto, e continua a portarla avanti. Quando si vince col 70% c'è poco da dire, si dice bravo, evidentemente il popolo di Sesto Fiorentino ti ha apprezzato, e quindi anche se non è della mia parte politica mi associo agli auguri, all'in bocca al lupo a Lorenzo, perché evidentemente gode della simpatia del suo popolo. Mi meraviglio che quello, non so se lo sa, se non lo sa sfruttiamo Toscana TV per dirglielo, quello è il candidato sindaco di Eugenio Giani. Quello lì era il candidato sindaco di Eugenio Giani, cioè la persona che un giorno sì, fa votare in consiglio regionale un atto per dire che vuole ampliare l'aeroporto di Peretola, che vuole sostenere il nuovo progetto di Peretola e che dal 1989 si candida avendo come slogan «Amplierò l'aeroporto di Firenze». Eugenio, quello era il tuo sindaco, diciamoglielo se non l'avessi capito. Riparto da questo discorso, ma torno un po' più largo, scusate se picchio lì, parto da Giorgio Bernardini e poi rogare su questo. Ci sono, il Partito Democratico, appunto, dovendo necessariamente trovare delle alleanze, in questo caso a livello territoriale con Sinistra Italiana, con Lorenzo Falchi, in altri casi, visto che la linea ad oggi del Partito Democratico è anche quella di cercare un asse con il Movimento 5 Stelle, ne avrà tanti di capitoli come questi in cui sarà difficile conciliare
il governo del territorio, il governo delle cose, soprattutto in un momento in cui l'Italia deve tornare in qualche modo a svilupparsi, a crescere, a mettere, come dire, velocemente sul piatto delle nuove opere, anche infrastrutturali. Insomma, non sarà così semplice tenere insieme le due cose, o no? No, sarà molto complicato. Teniamo conto che in Toscana si vota in 5 città capoluogo di provincia nei prossimi 2 anni. Molte delle quali, tranne Lucca, che fa caso a sé ed è un caso importante certamente, sono state strappate dal centrodestra al centrosinistra, quindi in questo schema soprattutto mi viene da pensare che non sarà molto semplice comporre devo dire però per correttezza che lì dove a Sesto ha vinto Falchi non c'era l'alleanza con il Movimento 5 certo. Stelle, che ha avuto un risultato pressoché irrilevante. Devo dire allo stesso modo che concordo su tutto quello che diceva prima la senatrice riguardo alle due anime del PD che possono discutere di questo, anche quello che diceva Torselli, però c'è un significativo arretramento quantomeno nello sviluppo della discussione, mettiamola così, perché oggi è più forte il fronte del no all'aeroporto. Non si può nascondere questo, non perché Falchi sia stato riconfermato, e figuriamoci, quanto perché è stato riconfermato con dentro il partito che gli faceva l'opposizione su questo, che è il partito della senatrice, che in quel luogo ovviamente, e come ha spiegato bene Biti, non a livello metropolitano e regionale, ha deciso di andare su quella posizione, non solo di alliarsi con Falchi, ma di andare in quella posizione. Poi uno può anche dire Falchi ha fatto la prima mossa dicendo che avrebbe appoggiato Gianni. Come il sindaco di Campi e come il sindaco di Prato, torno a dire, che sono proprio in casa nostra. Esatto. Quindi bisogna tenere conto di questo. Però rischia di diventare Firenze contro la Piana, cioè, torna fuori uno schema che qualche anno fa. Esatto, ma questo mi veniva in mente. C'è già questa, cioè, come dico, le posizioni sono consolidate da tempo e continuo a dire che le opposizioni dei partiti di Campi, di Prato e di Sesto sono funzionali alla tutela di alcune cose, soprattutto che riguardano l'ambiente di quel territorio. Ugualmente per Firenze, perché chi sta a Brozzi, Guaracchi, cioè, lo sa perfettamente cosa vuol dire. E quindi io penso che, siccome sono tutti sindaci ragionevoli e partiti ragionevoli, se un master plan nuovo con delle procedure che gli vanno dietro, magari in tempi brevi, possiamo arrivare a una conclusione. Di solito magari queste questioni si risolvevano anche molto nelle stanze dei partiti, no? Nel senso che poi alla fine si usciva con un'idea soltanto. Oggi evidentemente è più difficile, magari se davvero ritorneranno ad avere un pochino più di forza si potrà trovare una sintesi all'interno delle stanze dei partiti. Volevo chiedere un'altra cosa, sarebbe un ragionamento molto lungo, ma sempre partendo da questo tema, c'è forse un problema di oggi nella politica che deve fare le cose, diciamo quella che deve portare a delle opere concrete, il fatto che i tempi sono molto lunghi, senza dare un giudizio di merito, ci sono contro ricorsi e contro ricorsi ogni volta, e quindi poi alla fine la politica in qualche modo può anche non scegliere, diceva Torselli, Gianni lancia Falchi, perché poi sostanzialmente forse se a questo aeroporto non si arriverà mai, il problema sul piatto non ci sarà mai, o no? Allora, il problema dell'aeroporto è il problema di una grande infrastruttura che ha un peso, la cui assenza ha danneggiato già molto Firenze, ma non solo Firenze, anche Prato, anche Sesto, e quindi il fatto che non ci sia questa infrastruttura è un danno. Io chiederei a molti imprenditori pratesi se è loro interesse che l'aeroporto di Firenze sia quell'aeroporto che è e non un aeroporto adeguato ad un grande polo attrattivo, anche sotto il profilo strettamente commerciale. Questi aspetti di iperlocalismo, per cui per contentare alcune sentimenti locali diffusi, trasversali, si deve dire no a questo, no? Non sono accettabili nel governo di un territorio vasto. Questo, diciamo, continuare con questa polemica e sottopolemica e sforzi interdittivi è un danno non a Firenze, ma è un danno a tutto il territorio, a tutta la Toscana, favorendo il fatto che Bologna, per esempio, certo, diventi un grande polo. E accelera molto su questo, sì. È assolutamente così. Allora, siccome non manca tanto, voglio fare due domande precise. Una la devo fare a Torselli, perché insomma Fratelli d'Italia in questi ultimi giorni è stato al centro di molte discussioni per alcune inchieste, non solo giornalistiche, che sono uscite. Le chiedo questo. Secondo lei il partito uscirà danneggiato e esiste un problema, insomma, da cui prendere le distanze all'interno del vostro partito? Allora, parto dalla seconda, che è più facile. Noi con una determinata area politica abbiamo
fatto i conti, abbiamo chiuso, abbiamo preso una posizione netta nel 1994. Fini a Fiuggi spiega chiaramente le carte fondanti di Alleanza Nazionale che noi facciamo una scelta che porti in Italia la creazione di una destra europea, una destra conservatrice, una destra moderna. Io ho iniziato a fare politica nel 96, quindi mi fa un po' ridere che mi venga sempre chiesto di prendere distanze da un qualcosa. Io ho aderito a un partito e già aveva scelto due anni prima da che parte stare. Su invece il tema delle inchieste, quello che si vede, che è ben altro rispetto a questo, se c'è qualcuno nel mio partito, e mi dispiace perché a me hanno insegnato che gli amici non si abbandonano nei momenti di difficoltà. Carlo Fidanza è un mio amico, lo era, lo è tuttora, e se ha fatto una sciocchezza come quella che qualcuno li imputa, c'è la procura che indaga, certo, prima ancora dei giornalisti, ovvero di aver preso dei finanziamenti non chiari a nero per se stesso, per la campagna elettorale Fratelli d'Italia, per Milano, non lo so, ne pagherà le conseguenze, sta pagando lui in prima persona e ne pagherà lui in prima persona, e ovviamente è qualcosa che viene condannato. Noi, più che prendere le distanze e mettere Carlo per ora quasi alla porta, perché in attesa di capire quale sarà l'esito dell'inchiesta giudiziaria, credo non si possa fare. L'ultima domanda per Caterina Bitti, invece velocissimo, sì, diamo anche una notizia, insomma magari l'avrete già letto, domani i nostri telegiornali ne parleranno ampiamente, oggi c'è stato il tavolo al MISE per quanto riguarda la GKN, insomma si è usciti forse con un'apertura da parte dell'azienda a rivedere il tema dei licenziamenti e magari cercare invece un advisor, qualcuno che possa acquistare l'azienda e quindi fermare almeno per il momento l'ipotesi di messa in liquidazione e quindi di licenziamento. Ci sarà una proposta sul tavolo e dovrebbe arrivare per contro le delocalizzazioni. Vi chiedo questo, insomma, quel popolo di lavoratori, ma più in generale questo tema che ha molto a che fare anche con una crisi, come dire, che arriva anche dopo il Covid, anche se nel caso specifico della GKN poi problemi economici non ce n'erano, problemi di prodotto non ce n'erano. Come secondo lei si deve risolvere, e soprattutto non si rischia che con un decreto sulle delocalizzazioni fatto su un'onda emotiva molto forte come quella di questa azienda poi ci sia l'effetto contrario, insomma, che si possa disorientare le aziende, magari in Italia vogliono investire? No, questo non credo. Credo che il governo, insomma il presidente Draghi che lo guida, riuscirà a fare un decreto che possa in qualche modo aiutare ovviamente chi vuole investire in Italia a rimanere in Italia, perché di questo abbiamo bisogno. La questione GKN è stata una cosa barbara che non si può neanche inquadrare in ciò che normalmente avviene quando delle aziende decidono di chiudere. Nel nostro territorio abbiamo avuto anche la questione Bekaert qualche anno fa e non è stata la stessa cosa, nonostante sia stata un'avvertenza durissima e molto molto faticosa. Questa è stata una questione gestita con cattiveria e con barbarie, uso questi termini perché di questo si è trattato. Licenziare con una mail 422 persone, quindi famiglie di un intero territorio, in questa maniera dalla mattina alla sera, è stata una cosa inaccettabile. Quindi io sono contenta, tutte le forze poi si sono impegnate, tutte le forze politiche su questo, sono contenta che si arrivi finalmente a un cedimento da parte dell'azienda, speriamo di poter continuare in questo senso. Per quanto riguarda il decreto, sono sicura che il governo riuscirà a fare un buon lavoro. E speriamo anche velocemente, diciamo così, perché poi contano anche i tempi in tutto questo. Grazie mille ai miei ospiti, Caterina Bitti, Giorgio Bernardini, Francesco Torselli e il professor Rogari. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui e con Telegram ci vediamo domani ovviamente alle 18 e poi giovedì prossimo.